Buongiorno a tutti, direttamente qui dallo Yacht Club di Monte Carlo, sono Giorgio Rocchino, capo barman dello Yacht Club. Vado a presentarmi con un cocktail di mia invenzione che ho creato grazie a questo distillato di zenzero pensato e creato dalla Maison Nonino, la casa Nonino, da Cristina Nonino. È un prodotto veramente eccezionale. Ho creato un cocktail veramente semplice che può essere bevuto in barca e l'ho chiamato Malizia, in onore della famiglia reale di Pier Casiraghi, vicepresidente dello Yacht Club di Monte Carlo, che concorre con la sua barca che si chiama Malizia, e quindi ho chiamato questo cocktail Malizia e vado a presentarvelo e speriamo che sia una ricetta che può essere apprezzata da voi. È un cocktail che è molto semplice ma particolare e ha riscosso un enorme qui successo qui al Yacht Club, soprattutto con gli armatori, perché è veramente semplice ma, come dicevo, molto particolare. Quindi andiamo a versare 5 cl di ginger spirits, non di più perché comunque è un distillato veramente forte, e poi accompagniamo con semplicemente con una tonica mediterranea. Perché una tonica mediterranea, vi chiederete voi? Perché la reputo, a differenza di una tonica classica, un po' meno amara, meno aspra, quindi è molto più profumata e accompagna molto bene questo ginger spirits, perché lui già di suo ha una certa persistenza nel gusto e quindi si sposano molto bene. Andiamo a chiudere questo semplice cocktail con del twist di limone, che comunque danno un po' di colore e profumo al cocktail. Dopodiché finiamo la nostra creazione con una fetta di limone, una foglia di zenzero che in questo caso sembra un po' una vela della barca di Pier Casiraghi, e una piccola cannuccia. In questo caso noi usiamo delle cannucce in bambù per l'ambiente, perché comunque la plastica non la usiamo più, cerchiamo di usare sempre dei prodotti, come dicevo prima, ad alto livello. Quindi questo è il Malizia Cocktail, cocktail signature dello Yacht Club di Monte Carlo, e con questo splendido creazione vi dico arrivederci e a presto.